Dopo tre giorni di dibattito in consiglio regionale, la riforma sanitaria delle marche è diventata legge. Ad approvarla 19 voti favorevoli, quelli relativi alla maggioranza di governo, 8 contrari circoscritti all'Ala PD e marche, e 2 astenuti riferibili a Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Una maratona di tre giorni con 170 emendamenti discussi, un centinaio dei quali del PD, che ha visto bocciate diverse proposte, compresi gli emendamenti sul fine vita. Partito democratico che ha fortemente contestato la logica di legge, maggioranza che invece porta l'iter legislativo dove voleva con il presidente Acquaroli che ha definito la riforma come l'atto di governo più importante di questa legislatura. Un atto supportato dall'appoggio dei consiglieri di maggioranza era una riforma che avevamo già proposto all'interno del nostro programma elettorale in campagna elettorale quindi abbiamo solamente promesso ne cioè abbiamo solamente mantenuto una promessa che è stata fatta in campagna elettorale su una legge la legge 128 in un percorso complesso all'interno della commissione sanità con tante audizioni tanti confronti ma sicuramente siamo arrivati alla fine di un percorso con un percorso molto importante la riforma sanitaria cancella l'asur regionale unica che esisteva da 19 anni da dal 2023 nasceranno cinque aziende sanitarie territoriali provinciali che saranno articolate in distretti e dipartimenti. Marche Nord è l'unica azienda ospedaliera che viene soppressa dalla riforma. Confluirà nell'azienda sanitaria territoriale della provincia di Pesaro Urbino. Il 37% della mobilità passiva di tutta la regione Marche è assorbita da Marche Nord, quindi era necessario porre un rimedio e trovare una soluzione. E' ancora più in vista del nuovo piano sociosanitario che andrà a rivedere un po' tutta l'organizzazione in questo caso qui dei servizi territoriali, servizi dei servizi di territorio e di conseguenza anche la carenza cronica di posti letto. Sanità più radicata nel territorio è stato il concetto cardine che ha polarizzato il percorso della riforma. Il Covid ha evidenziato tutte le criticità territoriali del, dei problemi del, dell'entroterra e questa riforma va proprio in quel senso lì, quindi di integrare i nosocomi della costa con il territorio, quindi un'integrazione chiara e che porti equità Assoluta nei territori e la figura del direttore dell'integrazione socio-sanitaria va proprio in questa direzione. Anche in virtù di tutti i fondi che arriveranno con il PNRR in riferimento all'ospedale di comunità, case di comunità e centri operativi territoriali. Nelle intenzioni, la frammentazione dell'ASUR unica in aziende provinciali dovrebbe portare ad un sistema sanitario più snello e sburocratizzato. Il maggior potere ai direttori, ai direttori generali, l'abolizione dell'ASUR unica, eh, le funzioni di ASUR su alcuni temi, ad esempio come la centrale acquisti, andranno direttamente all'ARS. All'agenzia regionale sanitaria che avrà la funzione di, di, di centralizzare gli acquisti e creare anche delle economie di scala che portino sicuramente a dei risparmi. Quindi efficitamento del sistema, garanzie per tutti.